Venga qua, guardi di qua. Diga a tutti perché ti fa Rodinese. Perché è una squadra che mi piace. Che ti piace? Una squadra forte? Sì. Allora, me lo gridi un Forza Udinese a tutto volume, come faccio io? 1, 2, 3. Forza Udinese! We'll be running around the globe. Non è la prima volta che vengo, però è sempre un'emozione fortissima venire alla Dacia Arena. Perché? Perché l'organizzazione, l'ospitalità dell'Udinese Calcio è impareggiabile. Okay. È veramente impareggiabile. Questa è la voce ufficiale, signore e signori, di Radio Belle Monella, Mister Zanni. Un applauso, anche perché Mister Zanni lo ascoltiamo ogni giorno. Ripetiamo anche che le vostre frequenze su Udine sono 92.6, però Radio Belle Monella si può sentire in tutto il mondo grazie all'applicazione. Beh certo, basta scaricare l'app di Belle Monella, il gioco è praticamente fatto, vi portate la radio dove volete. Bene, 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 intanto sono arrivati gli amici del San Giuseppe Abano Terme, bene, benvenuti, naturalmente Udinese Academy sempre presente, che bello venire allo stadio. Assolutamente sì, un'emozione unica. Abbiamo approfittato di questo turno infrasettimanale. Eroici bambini delle nostre categorie tra esordienti Pulcini, nonostante domani mattina siano a scuola, hanno voluto venire ad onorare la nostra recente affiliazione come Udinese Academy. La vostra maglia, la vostra maglia. Tu chi sei? Come ti chiami? Cristian. Cristian, quanti anni hai? 6. 6 anni, in che ruolo giochi? Attaccante. Attaccante, partito dal suggerimento. Tu invece chi sei? Maddalena. Maddalena, anche tu giochi a pallone o sei simpatizzante? No, io non gioco a pallone. Tu non giochi, tu tifi e basta? Sì. Brava, complimenti. Tu invece chi sei? Alberto. In che ruolo giochi? Attaccante destro. Vai, nome e ruolo. Io sono Tommaso, gioco attaccante sinistro. Io sono Gregorio, gioco esterno sinistro. Francesco, difensore centrale. 1, 2, 3. Forza Udinese! Noi insieme a voi, voi insieme a noi, tutti insieme, siamo sempre solo l'Udinese! Come si chiama lei? Io Franco. Di dove sei Franco? Io qua di Pasiano di Prato. Pensavo che eri qua dello stadio proprio. Come fai ad abitare qua? Come mai tifi per l'Udinese? Da sempre, io ho 81 anni. Tu? Io però. Complimenti, fatti vedere, fatti vedere. Guardate che fisico ha Franco, guarda di là. Franco girati, guarda la telecamera. Guardate che fisico. Mamma mia, grande Franco, che grinta. Io sì, io. Corro in bicicletta, faccio le maratone, sono operato all'anca e non mollo! E non molli, vai, siediti qua Franco, vai che non si molla mai! Come si chiama? Luca! Cosa ci fa allo stadio? Voglio vedere la mia squadra che gioca! E qual è la tua squadra? L'Udinese! Non ti credo, me lo dimostri! Come faccio a capire se tu sei dell'Udinese? Perché sono qua in curva dell'Udinese. Ah, perché sei qua in curva dell'Udinese è anche la sciarpa. Mi canti qualcosa? Ale, 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 Udinese, ale. Ti credo Luca, dammi il 5 e sempre solo forza Udinese. Fine primo tempo, tutti negli spogliatoi, adesso una piccola pausa e dopo ritorneremo qua per il secondo tempo di Udinese-Lazio. Ecco, adesso voglio capire, dopo i primi 45 minuti che Udinese avete visto? Bella. Bella? No, forse la migliore Udinese. Una bella Udinese. Bellissima, la più bella della stagione. Forza Udine! Una bella Udinese, di cuore, combatte,
Bella, bella, un piacere vederla giocare. Forza Udinese! Ma Udinese che quest'anno ha grinta, lotta su ogni palla e questo è importante. Non fa giocare la Lazio che è un'ottima squadra, per cui tutti segnali positivi. Solo forza! Udinese tutta la vita! E adesso subito qua, subito, ferme qua! Voi chi siete? Giada. Giada e? Sara. Di dove siete? Di San Giovanni al Natisone. Perché venire sempre allo stadio? Perché ci piace, esatto. Perché è la squadra del cuore. Sì. Bella l'Udinese oggi. Ovvio, sì. Forza Udinese! Hai visto il nuovo macrostore dell'Udinese? Sì, bello. Che voto gli diamo? 8. Bene, io la ringrazio, forza Udinese. Sempre. Ah, ma quindi il nuovo acquisto l'hai già fatto? Chiaramente. Hai visto il nuovo macrostore? Sì, bellissimo. Che voto da fuori. Bella location, sì. Bella location. Che voto diamo invece a questo stadio? È lo stadio 10, sicuramente. Cioè, tutti ci invidiano questo stadio, eh? Eh sì. Forza Udinese! Avete visto il nuovo Macron Store? Bellissimo. Adesso andate. Adesso andiamo. In diretta, ieri, storie, ieri. Tanta roba. Tanta roba. Forza sempre solo Udinese! Udinese! Udine! Per ricominciare il secondo tempo di questa sesta giornata, ti ho beccato, intanto ti faccio gli auguri di buon compleanno in ritardo. Grazie. Abbiamo festeggiato a colpi di frico. Scusa, come sempre. Intanto io vedo che sei già attrezzato, hai già una bellissima felpa della Macron Store dell'Udinese. Sei stato il nuovo compleanno. Sei già stato quindi al Macron Store anche tu o no? Certo. Cosa ti sembra? È bello, bel luogo, dai. Senti. Mia, bravo! Bravo! E c'è il gol! E c'è il gol! E c'è il gol! Vai Udinese! Bravo! 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 Grandissimo Brambo! Udinese 1, Lazio 2, minuto numero 35! Nannor che te lo chiede! Into the sun, which tries to blind our eyes. Oh, we're dancing forever. Siamo qua, sempre nella tribuna laterale nord con gli amici delle Zebrette e naturalmente c'è il mitico Aurelio che comunque ha visto una bella partita. Bellissima, erano veramente anni che non si giocava così. Naturalmente tu sei soddisfatto della prestazione della nostra Udinese, anche se abbiamo perso, e vuoi raccontarci con una barzelletta? Se vuole racconto una barzelletta. Di che Campazzo aspetta solo la barzelletta, aspetta. Di che tipo? Cioè, siamo in fascia protetta. Allora, dottor, ho un grosso problema io. Grosso, grosso. Ma cosa c'hai? Ogni mattina alle 8 vado di corpo. E che problema? Magari l'avessi io quel problema lì. Ma io mi alzo alle 9, dottore. Cioè, avete capito? Ridete anche voi, amici di Udinews TV, eh? E allora, sapete cosa vi diciamo noi? Che adesso andiamo a fare un piccolo break, una bella pausa, perché nel nostro stadio si può bere, si può mangiare, si può stare in compagnia. Vi ridiamo la parola a voi studio per parlare della nostra magica Udinese, che purtroppo oggi ha perso, però abbiamo giocato veramente con un grandissimo cuore e vi diciamo sempre solo, forza! Udinese!